per farne un mezzo politico. Una controprova di questo lo vediamo per esempio con il debito pubblico americano, in questo momento di grande tensione tra gli Stati Uniti d'America di Trump, che hanno avviato tutta una serie di misure restrittive sul commercio, e la Cina, che sta rispondendo con misure ritorsive sul commercio, però non agisce più di tanto sul debito pubblico. Insomma, quindi non so appunto quanto le speranze, se queste speranze c'erano da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze di un intervento della Cina per comprare il debito pubblico italiano fosse fondato. Probabilmente ci sono più possibilità nel sollecitare investimenti cinesi nelle infrastrutture. Il guaio che da sempre un po' caratterizza l'Italia è questa perenne incertezza sulle grandi opere, e insomma questo qui lo stiamo vedendo per l'appunto anche su questa vicenda che doveva essere velocissima, ma che è velocissima non lo è più, del ponte Morandi a Genova, che ricordiamolo poi il porto di Genova, il più grande porto italiano, e in questo momento insomma vive un grande disagio, proprio perché insomma col crollo del ponte tutta la logistica che è collegata al porto ne sta soffrendo enormemente. Mi sembra che i cinesi siano molto interessati al porto di Trieste, perché sì, hanno preso il porto del Pireo, no? Però il porto del Pireo poi richiederebbe una infrastruttura che poi porta al centro dell'Europa, e questo non c'è ancora, e quindi invece il porto di Trieste sarebbe il porto eccezionale per le merci cinesi, per arrivare al cuore dell'Europa, no? Forse anche meglio di Genova sotto questo punto di vista. In effetti diciamo molto delle infrastrutture sono poi per servire i paesi dell'est Europa, e quindi da un punto di vista logistico il porto di Trieste, anche sarebbe Austria e Germania, sì. Sì, quindi da questo punto di vista il porto di Trieste sì, sarebbe in una posizione privilegiata, però normalmente come status mentale i cinesi non hanno paura di realizzare infrastrutture, perché in Cina le infrastrutture si costruiscono, una volta che si è deciso si costruiscono rapidissimamente, insomma i grattacieli li vedi. Insomma, il classico nonnino che va al cantiere, il cantiere di un grattacielo lo vede veramente crescere nel corso della giornata. Quindi la velocità è un qualche cosa che caratterizza un po' tutte le grandi opere cinesi. E quindi da questo punto di vista diciamo sono abituati all'idea di fare delle infrastrutture dall'inizio, anzi da un certo punto di vista questo rappresenta anche uno sbocco naturale per le grandi aziende cinesi, che iniziano ad avere un mercato crescente con una velocità minore in Cina, e quindi cercano degli sbocchi all'estero. Quindi diciamo come attitudine mentale le aziende cinesi, il governo cinese non è impaurito dalla necessità di realizzare una infrastruttura, è molto forse preoccupato, molto più preoccupato insomma da quelle che possono essere certe incertezze burocratiche, politiche, eccetera eccetera. Quindi diciamo i segnali di attenzione
da parte di governi, come appunto queste visite del nuovo governo, sicuramente aiutano. Bisognerà vedere appunto se alle dichiarazioni di buona volontà seguiranno i fatti, e questo insomma lo staremo a vedere con quello che combinerà questo governo in termini di fatti concreti e non solamente dai loro proclami. Ma intanto mi pare che la Cina abbia conquistato molto spazio dal punto di vista geopolitico, soprattutto economico, in Africa, no? Sì. Quindi questo, ecco, un accordo dell'Italia con la Cina potrebbe anche essere utile in questo senso, cioè per lo sviluppo in Africa, e quindi impedire, perlomeno limitare, l'afflusso di immigrati in cerca di uno sbocco, qualche volta di lavoro proprio qualunque, o professionale addirittura, perché c'è anche questo di punto, che ci sono molti studenti universitari che non hanno poi nessuno sbocco in Africa, quindi studiano ma poi non sanno dove poi applicare le cose che hanno studiato. Certo, ma in effetti la presenza cinese in Africa è molto cresciuta nel giro degli ultimi anni. Insomma, al punto che molto spesso si critica la Cina da parte insomma di osservatori occidentali di un nuovo colonialismo. Io personalmente non sono di questa opinione, perché insomma, diciamo, i guasti del colonialismo sono ancora ben presenti in Africa e non ce li hanno portati di certo. Anch'io sono convinto di questo, i cinesi. Secondo me si svolge su un piano di parità, quindi sì, non diciamo, c'è. Vabbè, che parità, è sempre un po' difficile parlare di parità, no, perché teoricamente i cinesi portano soldi, mezzi, eccetera, eccetera, e quindi insomma, però prendono le materie prime. E quindi insomma nel negoziato sono sicuramente in una posizione di vantaggio, però insomma il fatto che per esempio pongano meno condizioni politiche ai governanti per poter accedere al credito rispetto, non so, per esempio alla Banca Mondiale, al Fondo Monetario Internazionale, ai paesi occidentali, è sicuramente molto ben gradito. Molto spesso si rivolgono critiche per il fatto che queste grandi infrastrutture vengano realizzate con poco trasferimento tecnologico da parte dei cinesi. Da questo punto di vista è parzialmente vero, nel senso che non so, i grandi cantieri, magari la direzione dei cantieri, il know-how tecnologico della costruzione è totalmente cinese, però insomma, quando io lavoravo per una multinazionale cinese che era anche molto presente in Africa, insomma, vedevo una cosa che i corrispettivi occidentali non avevano, per esempio che nei training center di questa azienda qua in Cina, dove venivano mandati gli ingegneri africani per ricevere un addestramento sulle tecnologie che stavano fornendo in Africa, c'erano per esempio delle piccole moschee e dei luoghi di preghiera per i loro clienti musulmani. Cosa che insomma in Europa insomma viene magari vista come in modo diverso, insomma.
Quindi e poi insomma c'è da ricordare appunto che il trasferimento di tecnologie, un conto è la realizzazione dell'infrastruttura, un conto è l'operazione, la gestione delle infrastrutture stesse. Quindi insomma da questo punto di vista credo che ci sia una buona complementarietà appunto tra la Cina e l'Africa e un interesse molto maggiore, e questo qui se vogliamo è anche un po' rafforzato da certe politiche nazionaliste che ci sono in Occidente. Insomma, se a un certo punto Trump chiude i propri mercati ai prodotti cinesi, e questo qui lo vediamo per esempio con i vari veti che sono stati fatti, le politiche di dazi maggiorati nei confronti delle merci cinesi, è chiaro che poi insomma le grandi aziende cinesi da qualche altra parte andranno, insomma. Quindi è un effetto secondario, ma non forse del tutto desiderato, anche di certe politiche di chiusura che si stanno avvenendo in Occidente. Bene, allora grazie Marco. Grazie sempre per il tuo spazio. Sempre chiarissimo. Allora, un altro po' di musica. Questa volta dall'album In the Fielder's House del violinista Itzhak Perlman. È un brano che dà perfettamente l'idea di cosa vuol dire musica klezmer. E il titolo di questo brano che ora vi proponiamo è Simkes Toire Time. Rebbe mit uns geknallt. Hoi, ai, 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 freilich Kinder auf der Säu, endlich fahren von alle Säck, freilich von an Eck. Hoi, Gott, ich bin der Narr im Jivel und es tat mir gut der Mäu, Simches Teure, sing ich ein Lied und mach ein guter Geißer. Leben im Simches Teure, wär's nicht freilich so allein. Heute von Gott am Tonnen soll uns Tomit heilig sein. A viele die Sterren mit der Wonne sein. In Gigantien trinken Wein. Oi, 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 Freilach. Allora, riprendiamo, rientriamo in trasmissione e parliamo di un anniversario.
abbiamo tante cose da ricordare in questa trasmissione, forse troppe, forse non riusciremo a fare tutto. Comunque questa la vogliamo ricordare perché è l'inizio della grande crisi nel mondo occidentale, il crack della Lehman Brothers 10 anni fa. Alla buona finanza non basta l'etica, potrebbe essere il titolo, ammesso che ce l'abbia avuta qualche volta. Comunque i tre protagonisti, il trio che salvò il mondo, così in modo un po' enfatico viene detto, Ben Bernanke.